Ok, bene. Eccoci qua con il primo video duello del torneo, di questo torneo degli Struttur. Ricordiamo, il primo è Shaddle che gioca da me. Max contro Cyber Drago Dark, come usato da me. Proprio e ricordiamo, anzi aggiungiamo che i mazzi sono stati chiaramente leggermente rivisti e sì, modificati nel caso in cui abbiamo trovato qualche, insomma, qualcosa da modificare. Qualcosa che magari non era stato montato in modo qualche errore di anche deck perché, building. Esatto, anche perché comunque durante il deck building, cioè quando facciamo gli episodi, ognuno si prende la responsabilità del proprio mazzo, esatto, di fare il deck building. E quindi questo, dato che è un torneo di recap, abbiamo ripreso tutti i mazzi insieme, abbiamo detto ok, questo ha fatto bene, questo c'è da fare qualche modifica e compagnia bella. Quindi se vedete delle carte diverse è normale, perché appunto abbiamo rivisitato ogni mazzo, ecco. Esatto. Quindi io direi ciancio e bande le ciance, diamo inizio a questo torneo con Shadow contro Cyber Drago. E io direi di iniziare tirando un bel dadino per vedere chi inizia. Io ho fatto 3. 2. E Max fa 2. Quindi inizierò io. Okay. E io direi good luck and have fun. Come dicono gli inglesi. Good job. Good job. No. Ok. Stand by. Main. Va bene. Allora, io partirei attivando un Cyber Drago, facendo normal di Cyber Drago Nucleo. E attivando l'effetto. Va bene. Quindi cerco una carta magia trappola che ha Cyber nel nome. Penso che andrò a cercare un orizzonte cibernetico. A questo punto facciamo che attivo Realm e Cyber Oscuro. Ok, c'è stato un freeze della telecamera, quindi se vedete anche un cambio di inquadratura è per quello. Ho cercato di sistemarla anche un attimo. Quindi, ritornando a noi, effetto Realm Cyber Oscuro. Va bene. Quando l'attivo posso searchare una carta mostro Cyber Oscuro, sì, con nome diverso da quelli che ho nel cimitero. Però al momento al cimitero non ho un tubo, quindi tutte. Quindi tutte, esattamente. E aggiungo un artiglio Cyber Oscuro. Ok. E questo poi mi permette, una volta per turno, attivando il suo effetto, di fare una norma addizionale. Okay. A questo punto attiverei però Orizzonte Cibernetico. Sì. In pratica scarto una carta da mano e mando una da deck, due mostri, che sono o Cyber Drago o Cyber Oscuro. Però quello che mando da mano non posso mandare da deck. Quindi sì, okay, se mando quindi un Cyber Drago... Esatto. Quindi da mano mando l'artiglio. Sì. E da deck devo per forza mandare un Cyber Drago. Ok. Un Cyber Drago Hertz, sì. E questa è la prima parte. La seconda parte dell'effetto è che, fatto ciò, posso mandare un mostro dall'extra al cimi e mando un Drago Cyber Oscuro, scusami, Drago Cyber Finale. Sì. Sì, sì. E a questo punto posso aggiungere alla mano un mostro Cyber Dark che ha un nome diverso da quelli che ho al cimi. Ok. Un cannone Cyber Oscuro. Sì. Ok, e questo... A questo punto posso attivare l'effetto da mano di cannone, sì, lo mando al cimitero, cioè lo scarto, e aggiungo alla mano un mostro Cyber Oscuro che non è nel mio cimitero. Aggiungerò un corno Cyber Oscuro. Ok. Non mi stavo dimenticando, scusami, l'effetto di Cyber Earth, che quando viene mandato al cimitero e posso aggiungere un altro mostro Cyber Drago. Un altro Cyber Drago Nucleo. Ok. Una, due carte, sì, e va di end. Ok, devi fare qualcosa in end? No, in end non faccio nulla. Ok, la pesco di turno. Sì. Stand by? Sì. Main? Certo. Partirei con fusione bambola ombra. Va bene. Ovviamente da mano. Certo. Mando Wendy e Drago. Ok. Io faccio Upcallone. Ok. Dichiaro le chain. Faccio chain 1 Wendy di evocare da mazzo. Chain 2 Drago di spaccare questa. Ok. Target quella. Ok. E chain 3 Upcallone, target la magia di negarla per sempre. Allora io in catena farei catena 4 in permanence su Upcallone. Ok.
Quindi parte prima Drago che spacca un'invasione. Ok, e Wendy Hagel. Va bene. Drago. Ok. A questo punto faccio normal Wendy. Sì. Super Poli. Va bene. Scarto di costo. Ok. Uso Wendy e il tuo Cyber Drago. Va bene. Ed evoco costrutto. Qua. Va bene. Effetto costrutto. Sì. Mando Rush. Va bene. Entro in battle. Sì. Con Upcallone attacco. Va bene, prendo tutto. Prendi tutto. Allora sono 5.003. Vai, va bene. E termini. Ok, allora esco di turno. Stand by main. Sì. Farei normal di Cyber Drago Nucleo e attiverei di nuovo l'effetto. Un altro orizzonte. Attivo orizzonte. Dalla mano scarto un Cyber Dragon Axter. Un'ala. Un drago cyber oscuro. Sì. E mi aggiungo alla mano un mostro che non è presente nel mio cimitero. Chimera cyber oscuro. A questo punto attivo l'effetto di reame. Sì. E posso fare una norma addizionale, quindi faccio la norma di chimera. Ok. A questo punto attivo l'effetto di chimera, quindi scarto di costo, fammi pensare, un corno cyber oscuro. Sì. E mi aggiungo alla mano un vincolo di potere. Ok, forse ho la partita. Ti verrei vincolo di potere. Sì, è quello che paghi poi il danno. E prendo danno alla fine del turno pari all'attacco originale del mostro. Vanno da terreno, chimera e cyber drago nucleo. Sì. E da cimitero, corno, drago cyber oscuro, ali cyber oscure, cyber drago naxter, cyber drago nucleo, cyber drago hertz, cannone cyber oscuro, drago cyber finale e artiglio cyber oscuro. Stai per evocare proprio lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vanno 11 cyber. Sì. Per giocare drago supremo Chimeratech. Ok, ripetimi l'effetto. Allora, il suo effetto è che quando entra sul terreno, intanto tutte le altre carte vanno al cimi. Anche le mie? No, solo il mio, appunto. Okay. E il suo attacco originale diventa pari a quanti mostri ho bandito per 800. Quindi è un... quanto abbiamo detto? 11? È un 8.800. Ora, questo è il suo attacco originale. Sì. Quindi vincolo di potere, quando il mostro a fusione entra in campo, raddoppia il suo attacco originale. Quindi diventa un... 19.000... 17.600. Ok. E il suo altro effetto è che può attaccare i mostri del mio avversario un numero di volte pari a quanti materiali ho usato ho usato per evocarlo. Però può essere distrutto da effetti di carte? Sì. Ok. No, ma posso attaccare i tuoi mostri. E ti ricordo che qui ce n'è uno che è indistruttibile in battle. Sì, va bene. Entro in battle. Sì. E attaccherei Upcallone. Attivo Rash. Cosa fa? La banno insieme a un'altra carta Shuddle. Ok. E posso o scoprire o coprire un mostro Shuddle. Uff. Mi hai fregato. Va bene. E quindi copro Upcallone. Forte. Quindi sì. Continuiamo l'attacco. No, ho perso automaticamente, perché io passo, vincolo di potere mi fa 8.800, quindi GG. Oissa! Figa, Rash è stata una bella giocata. Ok, secondo round, vorrei iniziare di nuovo prima. Sì. Va benissimo, allora. Voilà. Scatto in morso. E vediamo. Scatto il matto. Wow. È un po' meno là.
Confermo. Quindi è ironico. Facciamo cyber emergenza, cioè stand by main, scusami. Sì. Cyber emergenza scartando un Earth. Sì. Mi aggiungo un Naxter. Ok. Effetto di Earth. Posso aggiungere un altro cyber drago dal deck al cimitero alla mano. Ok. Quindi attivo l'effetto di Hertz. Mi tolgo il brick dal mazzo. Cyber drago. Ci sto. Orizzonte cibernetico. Sì. Scartando dalla mano il cyber drago. Sì. Mando un ali. Mi aggiungerei un artiglio. E poi mando al cimio un cyber drago finale. Ok. A questo punto attivo l'effetto di artiglio e aggiungerei il reame, che attivo subito, che mi permette di dare alla mano un cannone cyber oscuro, che attivo, e alla mano aggiungo chimera cyber oscura. A questo punto faccio normal di cyber drago nucleo. Sì. E attivo l'effetto. Ok. Stavolta mi sercio per l'overflow. Mm-hmm. E a questo punto setto una carta e vado in end. Ok, pesco allora. Sì. Purtroppo non è una gran cosa. Quindi setto un mostro. Mm-hmm. E due carte. Ok. E trame. Alla tua end attiverei overflow cibernetico. Mi permette di bannare mostri cyber drago da terreno e cimitero con livelli diversi. Sì. Quindi banno un cyber drago originale che è a livello 5, un Earth che è un livello 1 e dal terreno cyber drago nucleo che è un livello 3. Due, e sì. Ti spacco l'intera board. Oh! Perché spacco una carta per ognuna che è di quelle che ho bandito. Ok, mi hai spaccato Rush, Vento Perso e Ariel, che a questo punto vorrei attivare. È molto forte Ariel. Ovviamente loro due. Certo. Penso lui. Ok. Non so se ho fatto bene, però. Va bene. Quindi siamo sempre alla tua end. Meta. Pesco di turno, stand by. Partirei con un altro orizzonte cibernetico. Sì. Scarto una chimera. Naxter. Mm-hmm. E attivo l'effetto. Ah no, non devo risolvere questo. Quindi mando dall'extra deck un altro drago. Sì. Per finale. Artiglio. Cyber oscuro. Ok. Ok, quindi questo va al cimitero. A questo punto attivo artiglio. Chiamo cyber oscuro. Sì. Che è chiaramente attivo. E a questo punto posso attivare il cannone. Tra l'altro mi scordo sempre gli effetti, perché chimera cyber oscura, quando viene mandata al cimi, mando un altro mostro oscurità al cimitero. Quindi di chimera mandavo uno scheletro e di reami cyber oscuro mi addo il corno, che è l'ultimo che mi resta. Non ti aveva dato lui. Ah, scusami, sì, di cannone okay. Mi addo il corno, okay, no, c'hai ragione. Sto facendo talmente tante cose che mi scordo sì. Quello che sto facendo. Perfetto. Ok. Attivare l'effetto da mano di Naxter mi permette di specialarlo scartando un'altra carta della mano. E scarterei un corno. Sì. E se viene specialato in questo modo posso specialare dal cimi un mostro che ha 2000 di 100 di attacco o difesa. E rispecialerei la chimera. Mm-hmm. A questo punto posso attivare l'effetto di chimera, scarto una carta e mi aggiungo alla mano vincolo. Mm-hmm. Riattiverei vincolo. Sì. Andando da terreno 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Preciso, preciso. Mi giocherai chimera. Non posso attivare. Cioè, la puoi risettare dal cimi adesso. No, non la puoi usare in questo punto. E quindi chimerite che è un 16.000. Quindi entro in battle. Va bene. E picchio diretto. Cioè. 16.000. Ok. Ok.
Bene, 1-1. 1-1. Quindi... io posso anche smetterla. Ho vinto finalmente un round con questo mazzo del Menga, quindi sono contento così. Comincio io. Vediamo un po'. Oh, carte molto molto interessanti, devo ammettere. Sì, sì, sì. Allora, stand by main? Certo. Matematico? Sì. Ah, penso. Sì. Farai permanence. Sono matematico. Va bene. Questa cosa non me l'aspettavo. Sai, neanche io non mi aspettavo di avere un entrap su questi mazzi qua. Infatti subito ho detto, sì, sì, tanto questi mazzi non giocano a entrap. Poi ho detto, aspetta, ma c'è un'intermonesima. Wait, what? Wait, what? Ok, allora niente, dato che mi hai stoppato così, fai Shadow Fusion. Certo. Hai un Ash? No, non ho Ash. Ariel con il matematico. Va bene. Una bellissima Shekinoga. Ah, il muretto. Ci sta. Cosa fa il muretto se quando va al cimitero? Se, allora, quando va al cimitero, come tutte le fusioni, mi fa recuperare una magia o trappola, okay, Shadow dal cimitero. E l'effetto sul terreno è che se un tuo mostro evocato specialmente... Solo evocato special? Sì. Ok. Se tu evochi l'effetto di un mostro evocato... Se tu attivi l'effetto di un mostro evocato specialmente, mentre io ho una carta Shadow in mano, posso ad effetto rapido annullare, distruggere e poi scartare. Ok, va bene. A questo punto setto una carta e termino. Ok, allora io pesco, farei standby e anche main. Sì. E ti faccio un regalo con la priorità, perché ti tributo la Shaky 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 Naga. E niente, attivo e mi prendo, certo, la fusione Bambola Bombe. Prego. Iniziare attivando Orizzonte Cibernetico. Sì. Quindi dalla mano scarto un bricosissimo scheletro. E ma dall'extra, madonna, c'è una carta che ha 22 cose da fare. Dall'extra deck mando un drago cyber finale. Sì. Un artiglio. Adesso sono preoccupato. Perché? Perché A questo punto attivo artiglio. Sì. Aggiungo il reame. Ok. Questa non è continua, quindi va qua. Ecco, wow. Attivo reame. Cannolo sempre oscuro. Sì. Di Hertz mi aggiungo un Axter alla mano. Quindi attivo cannone e alla mano mi aggiungo una chimera. Sì. Farei Cyber Drago Nucleo. Sì. E attivo l'effetto. Ok. Un Cyber Eterno. Sì. E con la norma attiverei l'effetto di Reame, di fare la norma addizionale. Ok. E giocherei una chimera. Ok. Se non fai nulla in risoluzione, attiverai l'effetto di chimera. Poi. Quindi scarto una carta di costo e aggiungo vincolo di potere alla mano. A questo punto attiverai vincolo di potere. Va bene. Quindi banno ali, cannone, artiglio, scheletro e chimera. Sì. Il drago cyber oscurità, di cui attiverei l'effetto sulle vocazioni. Allora, aspetta, lui adesso è 4.000. Lui è un 4.000. Ok. Quindi a fine del turno prenderò 2.000 da vincolo. Mm-hmm. Il suo effetto è che posso, quando lo evoco, posso equipaggiare un mostro da cini. Ok. Gli equipaggerei il drago cyber finale. Sì. Gli equipaggio il drago cyber finale. E a questo punto, tributo per giocare. Drago cyber oscuro. Oh, finalmente lo vediamo. Finalmente arriva il boss monster. Ok, lui cosa allora, fa? Allora, lui cosa fa? Intanto è immune alle tue carte. E... immune che non lo posso targettare? No, è immune. Ha gli effetti delle tue carte. Ok. Solo gli effetti, però. E... una volta per turno posso equipaggiare un mostro da qualsiasi cimitero a questa carta. E può attaccare numeri volte pari a quante carte equipaggiamento sono equipaggiate adesso. Quindi al momento 0, perché, anzi 1, ho letto nel ruling, se non ha carte equipaggiate una volta. Ok, sì, ci sta effettivamente. Attivare il suo effetto, sì. equipaggiare, no, una stupidata, cioè ci stavo pensando, ma è una stupidata perché
poi si riattiva quando se la va arrivando al cimitero, quindi quindi gli equipaggio un Cyber Drago Hertz, lo metto qua per ricordarmi che è equipaggiato adesso, e a questo punto attivo Cyber Eterno. Mi permette di rievocare un mostro creato tramite fusione dal cimitero. Quindi rievoco Drago Cyber Oscurità, che è però un 2000. Però si attiva il suo effetto e gli equipaggio Drago Cyber finale. Quindi è un 5000. Sei forte. Lui può attaccare due... No, una volta. Lui, il suo effetto è effetto rapido quando tu attivi una carta. Sì. Posso mandare al cimitero un equipaggiamento che controllo. Quindi non equipaggiato adesso, anche lui. Sì. Nego e distruggo. Ok. Quindi ho due negate in questo momento. A questo punto entro in battle. Mm-hmm. Con 5000 proverei ad attaccare lui. Sono 1700. Ok. Poi attaccherei diretto per 5000. Sì. Poi attacco diretto con 400. Va bene. E termino. E tu becchi 2000? Io prendo 2000. Pesci quello. Sì. Va bene. Allora. Normal Hagel. Va bene. Super poli forte. Va bene, allora scarto di costo intanto e uso Hagel e lui. Però intanto mi mandi a quel paese il negate. Mi faccio wind. Ok. E attivo Hagel. Sì. Non hanno effetti dal cimitero comunque, quindi. Ok. Allora ci vanno mai lui. Sì. E mi vanno la mia Shekinah. E cosa di questi ti banni altro? Ah, lui, dai, così dopo non puoi prenderlo di cosa. Certo. Va bene. A questo punto entro in battle. Certo. E con Winda attacco nucleo. Chiaro. Sono 1008. 1008 che prendo. Main phase 2. Sì. Shadow Fusion. Va bene. Certo, stavolta lo puoi fare. Utilizzando Winda. Mm-hmm. Wendy. Va bene. Qua, Callone. Sì. Chain 1 Upcallone target la magia, chain 2 Wendy di evocare e chain 3 Winda di prendermi. Vai. Certo. E Upcallone cosa neghi? Hai detto questo, giusto? Certo. E di Wendy evoco bestia qua. Va bene. Passi. Allora esco di pure. Stand by, mi faccio cattare. Certo. Ti farei l'effetto di Drago Cyber Oscuro. Mm-hmm. Mi equipaggio un Kaiju da Cini. Ok. Anzi, no, facciamo l'altro. Faccio un Drago Nucleo. Quindi può attaccare due volte. Anche se è un po' inutile. Però niente, entro in battle. Sì. E ti attacco chiaramente bestia. Effetto flip. Certo. Pesco due. E scatti uno. Do un Drago. Mm-hmm. Che attivai. Sì. E ti spacco. Ok. E allora va di net. Ok, pesco. Sì. Ok, stand by main. Mm-hmm. Attiva i fusione bambolombo. Certo. Chaos. Sì. Mi squamato. Va bene. Utilizzando Chaos come attributo, quindi luce. Ok. Evoco costrutto. Sì. C'è uno Chaos di scartare un mostro bambolombo dalla mano per pompare. Sì. C'è in due squamata di Fire Foolish, c'è in tre costrutto di Fire Foolish. Parte tutto. Ok. Riccio e nucleo sono le due Foolish. Ok. Di Chaos mi scaldo bestia. Va bene. A questo punto attivo chain 1 bestia di pescare, chain 2 riccio di addarmi un mostro bambolombo. Ok. Mi ha squamato. Va bene. E pesco di bestia. Sì. 7-1. Mm-hmm. Qua. Sì. Termino. Pesco di turno. Stand by main. Ti verrei Reame Cyber Oscuro. Sì. Mi aggiungo Artiglio. Sì. Ti attivo. Sì. Un orizzonte cibernetico. Che chiaramente attivo. Ok. Quindi nella mano mando un Axter.
Ok. Poi faccio Foolish. L'altro Cyber Drago. Mi addo la mano corno, Cyber Oscuro. Ok. Sono normal di corno. Sì. Attivo l'effetto di equipaggiarsi da cigno. Sì. E gli equipaggio artiglio. Sì. Quindi sono un 2004, fa danno perforante. Ok. Quindi attivo il suo effetto. Io equipaggio da cimi. Equipaggio cannone. Sì. A lui. No, facciamo così, così me lo ricordo. Se non mi scordo il coso. Ok. Ok. E proverai a entrare in battle. Sì. E con corno ti attacco diretto. Cioè, ti attacco lui. Sono 400. Durante il damage si attiva artiglio. E posso mandare un mostro dell'extra deck. Quindi mando un drago Cyber Oscuro. E poi attacco invece costrutto. Ah sì, perché non può essere distrutto. Sì, ok. E attivo l'effetto. Sì, sì, sì. Ok, io di costrutto mi addo ovviamente la fuga. Sì. Passo. Ok. Pesco già. Ok, stand by main. Allora, parto con sempre Shadow Fusion. Certo. Allora, Chaos sempre come attributo. Sì. E drago. Costrutto. C'è in uno Chaos di scartare, c'è in due drago di spaccarti questa e c'è in tre costrutto di fare Foolish. Parte tutto. Ok, una Rush e di squama di Chaos mi scarto squamata, lui diventa un 3200. Okay. Guadagna 400. Si attiva artiglio quando era appoggiato e veniva dato al cimitero, ma aggiungo una magia trappola, il reame. Ok, e a questo punto attivo squamata, quindi faccio ulteriormente Foolish. Certo. Nebbia. Entro in battle? Sì. Con 3200 attacco? Sì. Sono 2 e 4, penso. Sì. Main phase 2. Setto un mostro e termine. Ok. Esco di turno. Stand by main. Attivo prima drago finale. Faccio artiglio. Reame? Sì. Chimera, mi aggiungo chimera. Tributo la pallone. Effetto pallone, sì. Me lo rimetto nella chat. Batto e con lui provo a attaccare il mecha per 1700. Tipo e Shadow Fuse. Va bene, solo dichiarazione d'attacco. Ok. Attivo chain 1 chain 2. Sì. E di lui faccio Foolish. Sì. Riccio. Sì. Effetto riccio, sì. Mi addo un mostro. Va bene. Falco. Ridichiaro l'attacco. Sì. E attacco qua sotto. Effetto. Sì. No. Di cannone mando un drago al cimo. E penso se attivare anche artiglio, però non ha molto senso. No, artiglio, artiglio. E con il secondo attacco ti attacco il coperto. Wendy. Oh, va bene. Resistendo in tutti i modi. Non hai target. E incredibilmente per l'Ital attacco una terza volta. Eh già. Mamma mia, che no, questa è stata veramente una bella partita. Allora, ho fatto un fail clamoroso perché ho cercato in tutti i modi di macinarmi il mazzo più, certo, possibile per arrivare al golem di lava. Ok. Però in tutto ciò non mi sono reso conto che mi ho tolto i target di Shaddle. Di Shaddle? Ah, perché per saidare il golem hai tolto di Shaddle. No, non tanto quello. No? È che ho continuato a macinare, a levarmi carte dal mazzo, ma che erano carte Shaddle. Ah, ok, ok, in quel senso. Quindi anche il fatto di addarmi di riccio qua adesso in fondo è stato letale. Certo. Io, sai, però ho fatto il fail anch'io, sai perché? Avevo vincolo di potere in mano e lui,
Il problema è che non avevo più slot disponibili per Tier Vincolo Potere. Infatti ho detto, no, se c'è modo di installare ulteriormente, è finito. È letteralmente finito. Mamma mia! Prima partita del torneo, veramente bella. Veramente, veramente bella. Soddisfatto, almeno siamo riusciti a vedere un po' questo... Oh, hai visto che sono riuscito finalmente a fare la combo, anche se ve lo scuro, compagnia bella. Sì, avevo capito un po' poco durante l'episodio dello structure, come usare il mazzo. E ho rivisto un paio di video, giusto così, per capire un attimo la strategia. E, cioè, in realtà... Il problema è sempre quello, non ho i link, non ho i cavolo di link per, sì, per fare velocizzare il tutto, purtroppo. Sì, purtroppo sì, quello è vero. Però stavolta sono riuscito a calarlo e questo comunque fa, perché una carta che è immune agli effetti dell'avversario rompe veramente le scatole. Soprattutto in questa sfida tra structure in cui non hai carte incredibili, sì, certo, sì. Tu avevi i golem, io ho i kaiju, che comunque fanno, perché lo rimuovono, certo, tranquillamente, però li devi pescare chiaramente. Sì. Quindi wow, incredibile. Cyber quindi prende la rivincita dallo structure, confermo, e passa il turno. Quindi il primo a essere eliminato era forse uno dei più promettenti, perché io avrei dato come finale Shadow Mech. Avrei messo come finale. Per me erano i più solidi. Penso che Shadow sia uno dei mazzi più solidi tra gli structure. Cioè, se ragazzi volete, questo adesso questo è un consiglio proprio che do a tutti. Se volete partire da uno structure, anche se è un po' introvabile effettivamente, però ci sono siti online che ancora lo vendono, assolutamente consiglio lo Shadow. Lo Shadow tra tutti gli structure, se uno vuole partire da zero con un 3x di uno structure per anche giocare, andare a fare qualche local pure, penso che Shadow sia il più solido tra tutti. Perché hai un extra completo, non sta buffonata da 3x di questi cosi, hai un extra completo, solido, c'hai anche i link. Infatti non ho capito perché un anno fa mettono i link nello structure e poi si lo scordano completamente nei mazzi in cui serve maggiormente. E hai link, ha un reparto completo, ha un deck solido, ha tutte le spell, ha i golem, ha comunque roba per rimuovere. Oh, le carte ce l'ha. È assolutamente buono, devo dire. E sì, e quindi niente. Però nonostante tutto, Cyber Dark è riuscito a portarsi a casa quindi questa prima partita del torneo. Quindi adesso non so se penso che lo farò adesso, di mettere a schermo il primo risultato. Ok. E quindi adesso mentre ci sentite parlare, comparire a schermo l'immagine generale, il tabellone con il primo risultato, che quindi andrà contro la vincitrice del secondo round, che al momento non mi viene in mente. È sempre l'altro uguale, quindi è Charmer contro Potent Codificatore. Esatto. Allora, ok, Charmer contro Potent Codificatore, e quindi la vincitrice del secondo duello andrà contro... Andrà a fare la semifinale contro questo Cyber Drago. E niente, quindi detto ciò, come al solito vi invitiamo a lasciare un like. Io non faccio parte di questo canale. Esatto, no. E vi invitiamo a lasciare un like se vi è piaciuto questo primo video duello del torneo incredibile, fantasmagorico, mirabolante. E vi invitiamo anche a iscrivervi al canale per appunto non perdervi le prossime partite del torneo. E soprattutto di attivare la campanellina, perché ovviamente non va missata la partita. Non va missata assolutamente. Perché La partita del Power Code contro... Esatto, contro le Charmer. Quella è proprio la partita più bella del torneo. Insomma, più o meno. Il torneo lo vince Power Code. Sarebbe bellissimo. Allora, se il torneo lo vince Potent Codificatore, facciamo un giveaway di 150.000 soldati coraggiosi. Pinguino. Ah, ok. Facciamo murales di pinguini coraggiosi
e lo spediamo al vincitore del giveaway. Questo se vince potete codificatore. Sì, spedire tutto il murale. Spediamo tutto il murale. Tranquilli. Tanto la probabilità di spedire il murale è uguale al codificatore di vincere. Impegnerò. Perfetto. Ok. Detto queste stupidate, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.